se dalla lente di vista noi rientriamo. Bene. Zara 4? Avanti. Sì, buongiorno. Guarda se c'è qualcuno su Viale Somalia, è da ricercare una smart nera. Un ragazzo a bordo con una maglia verde ha provato a fare la truffa dello specchietto a una persona anziana sulla tangenziale. Ok, perfetto. Quindi per tutti, in zona Vescovio, Viale Somalia, si ricerca una smart di colore nero. Viale Somalia, zona Vescovio, era lontanata una smart nera. Mi pare che abbia tentato la truffa dello specchietto. Guarda, è una cosa proprio di pochi secondi fa, perché stavamo passando noi. Tempo che ci ha visto, ha preso lo svincolo della salaria per andare verso Viale Somalia, è salito su. Siamo tornati indietro, quindi è imminente. Ok, perfetto. Va benissimo, ricevuto. Da Lorenzo sei? In ascolto, in ascolto. Sì, com'è la situazione? Avete bisogno d'aiuto? Al momento no, sembrano tranquilli. Ma già la conosco, no? La truffa dello specchietto a danni dei due anziani, ma uno dei due c'ha una maglietta verde? Sì, ti confermo la pista. Che stanno a minuti, stanno qui. Signori, se si dice di andare immediatamente a dare il cambio all'inizio turno ai colleghi smontanti, se avete la possibilità di andare, ci andate. Intervento che abbiamo appena svolto, che si è concluso con l'arresto di due soggetti italiani già conosciuti, e nasce da un controllo d'iniziativa che questa volante ha operato a carico di due soggetti già conosciuti perché denunciati in circostanze precedenti, persone dedite alla classica truffa dello specchietto. Oggi di preciso avevano fermato una persona anziana sui 75 anni che con la scusa che l'avevano tamponato, che l'avevano colpito sullo specchietto, gli richiedevano una somma di denaro. Le vittime preferite di queste persone sono soprattutto gente anziana. La vittima di oggi aveva infatti 75 anni e giocano molto sulla rapidità, si accostano, chiedono i soldi, cercano di ottenere denaro in cambio di presunti incidenti mai esistiti. Il consiglio che diamo noi è quello di accostarsi e chiamare immediatamente il 112 e quantomeno segnalare quante più cose possibili, il modello di macchina, il colore, quanti occupanti erano e soprattutto la targa e la posizione ovviamente dove è successo il fatto.